La parola friulano, pronunciata nell'ambito della nazionale azzurra, evoca inevitabilmente i dolci ricordi di Spagna 82. Il Friuli ha dato infatti i natali a tre degli eroi del terzo mondiale vinto dall'Italia nella sua storia: il commissario tecnico Enzo Berzot, il portiere Dino Zoff e lo stopper Fulvio Collovati. Difensore di buona tecnica e quasi imbattibile nel gioco aereo, Collovati si afferma ad alti livelli sin dai primi anni della sua carriera, conquistando da protagonista uno scudetto con il Milan, storico per i rossoneri perché vale loro la stella. Qualche mese prima, appena 21enne, debutta in nazionale maggiore in occasione di un amichevole con l'Olanda, guadagnando subito la stima del commissario tecnico Enzo Berzot, che decide di schierarlo titolare ai successivi europei casalinghi dell'80. Le buone prestazioni sono tuttavia macchiate dall'errore dagli 11 metri, decisivo nell'assegnazione della lotteria dei rigori nella finale per il terzo posto contro la Cecoslovacchia al San Paolo di Napoli. Qualche critica di troppo non scalfisce comunque Collovati, che si rimbocca le maniche e mantiene un posto da titolare in nazionale, nonostante il suo Milan sia retrocesso in Serie B per illecito sportivo. Lo stopper contribuisce, anche con due gol contro il Lussemburgo, alla qualificazione degli azzurri ai mondiali in Spagna del 1982, competizione che gli riserverà per sempre un posto nella storia. In coppia con Gaetano Scirea, guida la difesa azzurra in tutte le gare del torneo, riportando l'Italia sul tetto del mondo 44 anni dopo l'ultimo trionfo in Francia. Dopo il clamoroso trasferimento dal Milan all'Inter e dopo l'altrettanto clamoroso fallimento degli azzurri nelle qualificazioni agli europei del 1984, Collovati perde il posto da titolare, rimanendo comunque nel giro della nazionale. Berzot lo convoca anche per i mondiali di Messico 86, dove gioca soltanto la terza gara del girone contro la Corea del Sud. Quella di Puebla per Collovati è la 50ª ed ultima partita con indosso la maglia azzurra.